centri delle masse. Abbiamo visto nella lezione precedente come, dato un sistema di masse in un piano dove abbiamo anche gli assi x, y, sia possibile individuare le coordinate del baricentro G con queste due formulette, dove con sommatore delle masse si intende la somma di tutte le masse del sistema di masse. S con x è il momento statico delle masse rispetto all'asse x, cioè, ed S con y è il momento statico del sistema di masse rispetto all'asse x. Abbiamo detto che il baricentro di un sistema di masse è il centro di equilibrio delle masse, cioè quel punto in cui noi possiamo immaginare di concentrare tutte le masse, è tale che i momenti statici del sistema di masse rispetto agli assi x ed y si possono calcolare come prodotto della somma di tutte le masse per la distanza di questo baricentro dall'asse x e dall'asse y. Cioè S con x si può scrivere come prodotto di y con g per la sommatoria delle masse. Ed S e y si può scrivere come prodotto di x con g per la sommatoria delle masse. Quindi se io concentro tutte queste masse nel punto G, il momento statico di queste masse rispetto all'asse x lo posso calcolare come prodotto della somma di tutte le masse per la distanza del punto G dall'asse x. E il momento statico dello stesso sistema di masse rispetto all'asse y lo calcolo come prodotto della somma di tutte le masse per la distanza del punto G dall'asse y, che è x con g. Da queste due formule richiamiamo queste che ci danno le coordinate del baricentro. Questo per quanto riguarda i sistemi di massa cosiddetti discreti, cioè quelli in cui le masse sono dei singoli punti massa. Ma noi possiamo avere anche dei sistemi di masse continui, cioè dei sistemi di massa che sono distribuiti su una generica superficie. Questa superficie è la somma di un infinito numero di punti massa. E anche per questa superficie si possono calcolare alcune proprietà, come la posizione del baricentro, ma anche, poi vedremo più avanti, l'ellisse centrale di inerzia, il nocciolo centrale di inerzia e altre grandezze che sono grandezze fondamentali di questa geometria delle masse. Per esempio, un oggetto del genere è un oggetto formato da un'infinità di punti massa che sono appunto distribuiti su questa superficie, che in questo caso è una superficie circolare. E allora facciamo delle considerazioni. Consideriamo un rettangolo, una superficie rettangolare e un asse x. Supponiamo che sia una superficie a cui è legata una massa, potrebbe essere un foglio di cartoncino, un foglio metallico, un foglio di plastica, è una superficie quindi che ha una sua massa. Consideriamo un elemento molto piccolo di questa superficie. Un elemento molto piccolo si indica in questo modo: un elemento di superficie piccolissima, dA. D sta per lettera D per infinitesima, cioè una superficie estremamente piccola, tendente a zero. Prendiamo questa superficie molto piccola, detta anche superficie elementare, dA. Su questa superficie sarà distribuita una certa massa, molto piccola ovviamente, che indichiamo con dm. Se noi facciamo il rapporto tra questa massa molto piccola, quindi elementare, e l'area molto piccola sulla quale essa è distribuita, dA, questo rapporto si chiama anche densità, cioè la densità è quanta massa è distribuita su una superficie di riferimento. Per esempio possiamo dire che la densità delta è 0,005 kg su millimetro quadrato. Questo è un modo per esprimere la densità di massa, cioè la quantità di massa, ripeto, distribuita su una superficie unitaria. Ovviamente da questa formula inversa
dm sarà uguale a delta per dA. Quindi la quantità di massa che c'è su una superficie elementare dA è data da dA per la densità. E dunque, se io voglio avere la quantità di massa distribuita su tutta l'area A, se su un singolo quadratino molto piccolo la quantità di massa è dm data da delta per dA, dobbiamo sommare le masse che abbiamo su ciascun quadratino in cui la superficie totale si può suddividere. La somma di tutte queste masse elementari, delta per dA, si può indicare in una S molto allungata. Massa totale, estesa a tutta l'area della nostra figura. Questo simbolo si chiama anche simbolo di integrazione, ma il concetto è questo. Noi stiamo sommando, quindi S, tutte le piccolissime masse date da queste superfici, elementari per la densità. Ora torniamo alla nostra superficie elementare dA. Su questa superficie abbiamo detto c'è una certa massa, la chiamiamo la massa dE elementare dm con i. I sta per generico. Se moltiplichiamo questa massa elementare per la sua distanza dall'asse x, che chiamiamo y con i, che cosa otteniamo? Otteniamo il momento statico elementare rispetto all'asse x della nostra massa. È un po' quello che abbiamo detto, no? Per quanto riguarda i sistemi di massa discreti, dove il momento statico di ciascuna massa rispetto all'asse x era dato da, se ricordiamo, dalla massa generica m con i per la distanza y con i dall'asse x. Quindi il momento statico di questo quadratino piccolissimo di massa, no, di superficie, è dato da questo prodotto. E quindi, se vogliamo il momento statico di tutta la nostra superficie rispetto sempre alla massa x, dobbiamo sommare i momenti statici di tutti i quadratini e quindi delle relative masse. Anche in questo caso la somma la indichiamo con questa S allungata estesa quindi a tutta l'area di dm con i per y con i. Però attenzione, guardiamo un attimo questo prodotto dm con i. Dm con i, questa quantità di massa elementare si può esprimere in questo modo: delta per dA per y con i. Questo è un prodotto fra tre termini, possiamo cambiare la posizione di questi termini e scriveremo delta per y con i per dA. E quindi scriveremo dm con i è uguale a delta per y con i per dA. E anche questo si chiama integrale esteso all'area di questo prodotto. Dunque, torniamo un attimo a questa formula. Per un sistema di masse discrete, y con g è dato da questo rapporto, s con x sulla somma delle masse. Per questa figura, invece, nel caso in cui abbiamo una massa distribuita su una superficie, dobbiamo, a partire da questa formula, scrivere il rapporto momento statico rispetto all'asse x, che è questo. E qui, al denominatore, al posto della somma delle masse, otterremo la somma delle masse relative alle aree elementari. Per chi ha un po' di conoscenza del calcolo integrale sa che un termine costante si può portare al di fuori del segno di integrale, quindi delta semplifichiamo e quindi abbiamo questo termine al numeratore non è altro che il momento statico rispetto all'asse x di tutta l'area. E questo termine non è altro che la stessa area. Quindi in definitiva scriveremo che y con g è uguale a momento statico della figura dell'area rispetto all'asse x diviso l'area della stessa figura. Quindi questo per dire in sostanza che quando andiamo a studiare
i sistemi di massa continui, cioè i sistemi costituiti da masse distribuite su di una superficie, in fondo, per determinare quelle caratteristiche che sono la posizione del baricentro, ellisse centrale di inerzia, nocciolo di inerzia e altre caratteristiche che vedremo che sono proprie dei sistemi di massa, possiamo studiare le figure considerando la loro superficie, la loro area, indipendentemente dalla loro massa. Perché qualunque sia la massa di questo rettangolo, cioè se questo rettangolo è di legno o di plastica o di acciaio o di un qualunque altro materiale, quindi di peso diverso, di massa diversa, la posizione del baricentro sarà sempre la stessa, sempre se la massa è distribuita in maniera uniforme su tutta la superficie. E quindi lo studio dei sistemi di massa continui si riduce in effetti allo studio di semplici superfici, ripeto, indipendentemente dalla massa connessa a queste superfici. E quindi parleremo, per esempio, di momenti statici di un'area, di un rettangolo rispetto a un'asse o di un triangolo rispetto a un'asse e così via. Dunque, noi abbiamo introdotto un nuovo concetto, e cioè, anziché parlare di momento statico di una massa generica rispetto all'asse X generico, la cui distanza è Y con I, parliamo di momento statico di un'area qualunque, può essere di forma qualunque, rispetto all'asse X. E questo momento statico S con X, momento statico dell'area, ma possiamo anche scrivere semplicemente S con X, è dato dal prodotto dell'area della figura per la distanza del suo baricentro G dall'asse X, formula che è analoga a quella relativa al sistema di masse discrete. Quando il sistema di masse è discreto, noi abbiamo visto che possiamo dire che il momento statico del sistema di masse rispetto all'asse X si può esprimere come prodotto di sommatoria M con I per Y con I, oppure anche si può scrivere che S con X è uguale alla somma di tutte le masse, l'abbiamo visto la scorsa lezione, per Y con G. Analogamente, S con Y sarà sommatoria delle masse, il prodotto della somma delle masse per X con G. Vabbè, quindi, riassumendo, se abbiamo una figura piana di area A, le coordinate del baricentro di questa figura piana, questa è l'asse X e l'asse Y, quindi questa è la distanza Y con G, questa distanza dall'asse Y si misura parallelamente all'asse X e X con G. E dunque, X con G sarà Y con G è questo. Quindi, in sostanza, quando andiamo a calcolare i sistemi di massa distribuiti su di una superficie, possiamo fare a meno proprio della loro massa e considerare al posto della massa distribuita sulla superficie l'area. Consideriamo un rettangolo. Questo lato è lungo, ad esempio, 30 cm. Questo lato è 10 cm. Quindi l'area del rettangolo ovviamente è 300 cm. quadrati. Il momento statico di questo rettangolo S con X rispetto all'asse X è, applicando le formule di prima, dato da A, l'area, per Y con G, coordinata ordinata del baricentro. Il baricentro di un rettangolo sappiamo che si trova al centro, al punto d'incontro delle due diagonali G. Quindi area 300 cm quadrati. Per questa distanza è la metà dunque di 10, quindi per 5 cm. E quindi avremo 1500 cm cubi. Momento statico del rettangolo rispetto all'asse Y. Area per distanza del baricentro dall'asse Y, che è questa qui, e che essendo misurata parallelamente all'asse X sarà X con G. Questo è Y con G. Quindi per X con G. E allora l'area è sempre 300
centimetri quadrati. Per questa distanza, la metà di 30, quindi per 15 centimetri, avremo 4500 centimetri cubi. Vedete che il momento statico, nel caso delle aree, lo misuriamo con una lunghezza al cubo, L al cubo, che può essere metri, centimetri, insomma, a seconda delle unità di misura che utilizziamo. Ma facciamo un altro esempio, sempre molto semplice, ma è bene cominciare da cose semplici. Di nuovo un rettangolo. Queste sono le coordinate dei punti, dei vertici del rettangolo. Quindi ad esempio il punto C avrà un'ascissa di 29 cm e un'ordinata di 15. Il punto B ascissa di 29 e ordinata di 23. E quindi è facile determinare le misure di questo rettangolo. Questa misura qui sarà 23 meno 15, quindi 8. La larghezza del rettangolo sarà 29 meno 5, quindi questa misura qui sarà di... misura in centimetri. Dunque l'area questa è l'area. Allora, il momento statico di questo rettangolo rispetto all'asse X è questo. La distanza del punto G del baricentro all'asse X, Y con G, sarà questa misura che è 15, questa distanza, più la metà di 8, quindi 19 centimetri. Momento statico rispetto all'asse Y. La distanza del baricentro all'asse Y, che misuriamo sempre parallelamente all'asse X, è di 5 cm più la metà di 24, quindi 12 più 5. E dunque avremo 'Questi sono i momenti statici della figura del rettangolo rispetto agli assi X e Y. Ma facciamo una considerazione interessante. Consideriamo due assi che siano passanti per il baricentro di questo rettangolo. Disegniamo in rosso questi due assi, che chiamiamo X con 0 e Y con 0. Ma se volessi calcolare il momento statico di questo rettangolo rispetto all'asse X con 0, cosa dovrei scrivere? Area per la distanza del baricentro di questo rettangolo dall'asse X con 0. Quindi chiamiamo Y con G con 0. Dovrei scrivere 192 cm quadrati. La distanza di questo baricentro del rettangolo dall'asse X con 0 è 0. Quindi per 0 il momento statico è 0. Analogamente per S con Y. Cioè, che vuol dire? Che il momento statico di una figura rispetto agli assi baricentrici, rispetto ad assi che passano per il suo baricentro, è nullo, è zero. Infine facciamo queste considerazioni. Abbiamo detto che, ma questo lo sappiamo sin dalle scuole elementari, che il baricentro di un rettangolo si trova nel punto d'incontro delle sue diagonali. Ma più esattamente potremmo dire che si trova nel punto d'incontro degli assi di simmetria. L'asse di simmetria è quell'asse che divide la figura in due parti speculari. Quindi se noi abbiamo, ad esempio, una trave di acciaio del tipo IPE, questo sarà un asse di simmetria della figura, ma anche questo è un asse di simmetria. Il punto d'incontro dei due assi di simmetria è il baricentro della nostra trave IPE. Analogamente, nel caso della circonferenza, o meglio del cerchio, il baricentro si troverà, coinciderà con il centro del cerchio. E qui abbiamo infiniti assi di simmetria. Nel caso di un parallelogramma, qui non abbiamo simmetrie, però ecco che possiamo ricorrere al sistema delle diagonali e il baricentro è qui. Nel caso invece di un triangolo, consideriamo un triangolo ad esempio isoscele,
Ma questo vale per qualunque tipo di triangolo, anche per un triangolo rettangolo. Sappiamo tracciare le mediane di questo triangolo unendo un vertice con la metà, con il punto medio del lato opposto. Il punto d'incontro di queste mediane del triangolo è il baricentro. E lo stesso discorso vale qui. Una cosa importante, se questa è l'altezza del triangolo, il baricentro si trova, quindi H, il baricentro si trova a una distanza H terzi, cioè di un terzo dalla base. Anche in questo caso questa distanza è H terzi, se questa è l'altezza H del triangolo. Analogamente questa misura sarà B terzi, se questa è la base B del triangolo. Per ora ci fermiamo qui, buon lavoro!